Dio è ateo, guardate che la domanda non è solo di curiosità, la domanda è reale. Se io mi dovessi chiedere chi è Dio, oppure più radicalmente, ma siete sicuri che Dio esista? Io credo che voi non sapete che pesci prendere. Oppure vi potete rispondere alla prima domanda, che Dio è l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra. Prima domanda del Catechismo di Pio X, 1907. O se volete, ancora più antico, 1525, il Concilio di Trento. Quello che noi sappiamo di Dio lo abbiamo appreso dal Catechismo, tutti. E il Catechismo era organizzato non tanto alla conoscenza, all'incontro con Dio, tantomeno con Gesù Cristo, che era quello più accessibile storicamente, ma era finalizzato alla sacramentalizzazione, cioè alla prima comunione. Preparare i bambini devono sapere tutto sull'Eucaristia, quindi centrato sul concetto di verità, di dottrina. Tant'è vero che si chiamava dottrina. Andiamo a dottrina. E si usava anche questo metodo, questo sistema, che per obbligare i bambini ad andare a messa, al catechismo della dottrina dovevano portare il biglietto col timbro della mattina, della messa. E se non era andato a messa non poteva fare, cioè c'era il ricatto. Ora, era un ricatto, no? Poi, finita la comunione, i bambini scomparivano. Poi qualcuno ricompariva per la cresima, un paio d'anni dopo, però io, quando veniva qualcuno per sposarsi, io oggi consiglio a tutti, sposatevi in comune, convivete, perché l'essenza del matrimonio è nella convivenza. La Chiesa per i primi 4 secoli non ha conosciuto nulla di sacramenti di matrimonio, e il sacramento del matrimonio è inventato nell'undicesimo secolo. E allora, quindi io vedo, sento nell'aria che c'è degli interrogativi, quindi vuol dire che quello che sto dicendo è vero, cioè quello che penso di dirvi, e ve lo dico adesso. Cioè, noi veniamo da un catechismo fatto da pie persone, da pie donne, brave, brave, ma che non sapevano niente di Bibbia, che non conoscevano Gesù Cristo, se non pie donne o pie suore che andavano a messa come tutti gli altri, che frequentavano, hanno fatto il catechismo, le hanno messo un catechismo in mano, prepara i bambini alla prima comunione. Se tu vuoi fare il medico, devi fare una specializzazione. Se tu vuoi fare un lavoro, devi studiare, prepararti. Se vuoi fare un lavoro manuale, devi imparare la tecnica di quel lavoro. Per fare il cristiano, uno schifoso catechismo fatto esclusivamente di affermazioni senza senso. Perché nessuno sapeva dire che cosa significasse chi è Dio. Dio è l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra. Catechismo continuo. Che cosa vuol dire perfettissimo? Che cosa vuol dire creatore? E si va avanti così. Cioè si imparano delle formule. Formule che sono attaccate con lo sputo, che non possono incidere nella vita. Ditemi voi se un Dio perfettissimo, creatore del cielo e della terra, può smuovere le viscere di una persona. Quando uno si innamora o una si innamora, non sta più nella pelle, perché si muove tutto, non ha più voglia di mangiare, perché l'appetito è un altro. Cioè noi abbiamo creato generazioni e generazioni di disadattati. Come una pratica religiosa, o finta religiosa, che ha cercato di coprire un mantello che ha coperto la povertà
cognitiva e la povertà affettiva. La prova più evidente di questo si ha nella reazione di fronte alla immigrazione. Nessuno dei cattolici, a nessuno dei cattolici è mai venuto in mente due cose. La prima è quella più ordinaria. Tra gli immigrati ci sono dei credenti, ci sono dei cristiani come me? Poi vi facciamo pagare una penale dopo, perché abbiamo già tutto è calcolato. A nessuno dei cristiani, quelli che Papa Francesco chiama i cristiani da pasticceria, cioè la domenica dopo la messa si va in pasticceria, si prende il patechino e si porta a casa, e alla pasticceria gli sono venuto in mente di domandarsi: ma tra questi immigrati ci saranno dei cattolici, dei cristiani che condividono la mia fede in Dio, in Gesù? E io non mi sento responsabile di condividere di queste condivisioni. E poi andiamo in chiesa e diciamo che siamo la grande famiglia di Dio? Ragazzi, ce ne passa. I casi sono due: o strappiamo quasi tutte le pagine del Vangelo, oppure c'è qualcosa che non funziona. E qualcosa che non funziona è in due direzioni. In noi, che non abbiamo tutta la responsabilità, diciamo un 20%, l'80% è dell'istituzione che non funziona, che ci è servita della religione, e io direi in generale delle religioni, per controllare le coscienze. In modo particolare la Chiesa Cattolica, attraverso che cosa ha fatto questo? Questo delitto che secondo me non può essere perdonato né in cielo né in terra. Attraverso due cose. Primo, il catechismo fatto in questo modo. Perché abbiamo trasmesso, abbiamo dato come pasto, abbiamo dato una storia sacra fatta di raccontini, di favolette. Attraverso questo catechismo nessuno ha mai incontrato Gesù Cristo o ha mai conosciuto il Vangelo. Se io vi dico qual è il contenuto centrale del Vangelo, io credo che pochi risponderebbero: non faccio gli esami, voglio riflettere. La seconda cosa è attraverso il concetto di peccato. È il peccato puntualizzato in un'unica cosa, l'ossessione del sesso. I preti hanno l'ossessione del sesso, forse perché gli è proibito. E poi si è scoperto dove questa ossessione è andata a parare, perché la pedofilia non è che nasce così sotto un fungo, nasce perché i preti sono anaffettivi, non sono stati educati a sviluppare e a sperimentare l'affettività, perché se tu togli un bambino dalla famiglia e lo chiudi in un manicomio, tu lo distruggi per tutta la vita, perché non ha più quella relazione ventrale con la madre e col padre, non ha più quella esperienza emotiva, quelle mappe affettive e sociali che solo nel rapporto interpersonale, ma che volete che un rettore possa fare la madre quando non è nemmeno in grado di sapere come si chiama? Cioè gente pervertita culturalmente e psicologicamente. Attraverso la confessione, che è stata inventata nel VII secolo, questo per dire che se ci fosse effettivamente una conoscenza del cristianesimo, tante cose i preti non li potrebbero dire. Io ricordo una signora, Marcella, io ero giovane prete
e avevamo fatto delle periodo degli anni di formazione per le mamme che dei bambini che frequentavano il catechismo nella mia prima parrocchia, qui parlo del 1973, dove abbiamo impostato il catechismo in un modo completamente diverso da quello che io vi sto raccontando, e infatti i frutti io li vedo ancora oggi. E negli incontri abbiamo discusso, si faceva la Sacra Scrittura, si faceva la Bibbia, e siamo arrivati un giorno a parlare della Immacolata Concezione. In Isaia 14, 7, ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. Allora in ebraico c'è la parola Alma, Vayehi Alma, dove la parola Alma in ebraico non vuol dire Vergine, come la intendiamo noi, cioè di donna che non ha avuto rapporti sessuali. Ma la parola alma in ebraico significa ragazza da marito, giovane sposa. E infatti il profeta nell'VIII secolo, Isaia, parlava riferendosi alla moglie di Acaz, re di Israele, re di Giuda, e diceva: abbi fiducia nel futuro, non vedi che la tua alma, tua giovane sposa, è incinta e aspetta un bambino, quasi a dire che il bambino che voi aspettate è una garanzia del vostro futuro e quindi della casa regale. Nel terzo secolo avanti Cristo, gli studiosi che tradussero per la città, per gli ebrei di lingua greca che vivevano ad Alessandria di Egitto, hanno tradotto la Bibbia dall'ebraico in greco e hanno tradotto questo termine Alma con il termine parteno. Il termine partenos è un termine tecnico che si riferiva in Grecia alle vestali che custodivano l'albero sacro degli dèi, che dovevano essere non sposate, dovevano essere illibate da un punto di vista rituale, e chi toccava una di queste vergini era un empio ed c'era la pena di morte. Traducendo con partenos e poi Matteo prendendo, perché la Bibbia che usava il Nuovo Testamento era la Bibbia degli 70, acquisisce anche lui questo termine. Si traduce virgo in latino, Gerolamo nel IV secolo d.C. traduce con virgo, arriva in italiano che significa vergine, e come la si intende? La si intende nella nostra cultura. Guardate che passaggio c'è stato con una deformazione assoluta e totale. Quella indicava una ragazza da marito, si arriva a dire una ragazza senza marito. Per cui l'idea poi della Vergine, che è tutta un'altra storia, ma se vogliamo parlare di questo, allora mi invita un'altra volta e parliamo dell'immagine di Maria nella struttura maschilista della Chiesa, perché la donna è funzionale al maschilismo, istituzionale, che si esalta talmente l'immagine femminile da farne una dea, proprio per salvaguardare l'esclusività maschile, il potere maschile, e per impedire che ci siano delle contestazioni di eventuale antesignane femministe, allora si dice: ma c'è la Madonna che è la mamma, poi arriva Salvini che consacra l'Italia alla mamma, no? E la gente che fa bravo, bravo, la Madonna che è vicina, la Madonna che si prende cura dei nostri senti, delle nostre difficoltà, perché è la mamma. E noi sappiamo che gli italiani in modo particolare sono mammisti per definizione. E tutto questo è funzionale. Giovanni Paolo II, il Papa più madonnaro della storia della Chiesa, è quello che ha fatto di Maria, ha addirittura parlato del genio femminile. Ma per dire che, donne, state lontano
perché voi siete la causa del peccato, perché voi siete il peccato. Però poi a che la donna serviva? Perché se la donna non ne serve, a che serve? Serviva, allora la si metteva a fare queste cose innocue, come il catechismo, ma senza preparazione. Perché doveva essere trasmessa l'ignoranza emotiva attraverso il catechismo. E il catechismo è diventato, di fatto, una scuola di ateismo pratico. I bambini che arrivavano alla prima comunione facevano la festa di mini matrimoni, cose oscene. E poi Dio, poi man mano che crescevano, copiavano gli adulti che andavano a messa si mettevano in fondo o si mettevano dietro l'altare maggiore, cioè lontano, non aspettavano altro il momento della fuga. Perché? Perché con il Concilio Lateranense IV si pone l'obbligo della messa. Chi non va a messa la domenica nelle feste comandate fa peccato mortale e si deve confessare. Ora ditemi voi, per dire una cosa del genere vuol dire, significa una sola cosa, che a messa non ci andava nessuno. Per mettere l'obbligo così stringente e mettere una sanzione così pesante vuol dire che non ci andava nessuno. E allora come si ovvia a questo? Si ovvia con la coercizione della minaccia. E quindi si assume lo schema premio e castigo. Se tu fai il bravo io ti mando in paradiso. Se tu fai il cattivo io ti mando all'inferno. Se tu fai quello che dico io, perché io parlo con Dio, Dio dice a me quello che tu devi fare, poi tu non ti affaticare. Guardate che questo è il tutto. È per il vostro bene, per farvi riposare. Voi non dovete fare fatica, dovete semplicemente ascoltare ed eseguire ciecamente quello che vi diciamo noi. Perché noi abbiamo la rivelazione. Non a caso la messa era con le spalle al popolo e il prete faceva i traffici suoi, no? Con la gente in chiesa che non vedeva l'ora che finisse perché non ci capiva la mazza. In una lingua ostrogoda che non parlava. E la gente durante la messa faceva o andava a confessarsi oppure diceva il rosario e via dicendo. Vi volevo al riguardo, poi ve lo dico dopo di chi è del 1958. La questione di fondo riguarda la maturità religiosa del popolo di Dio. Nelle prime pagine di questo libro che si descrive si chiede esplicitamente, virgolette, perché la cultura religiosa degli adulti del nostro popolo è praticamente nulla. Le feste religiose sono solennizzate dal clero e vissute dal popolo, ma solo esteriormente e formalmente, nulla che vada al di là della pura ritualità. Le parole sotto sta parlando di esperienze pastorali di Don Lorenzo Milani del 1958, un libro che il Vaticano ha fatto ritirare dal commercio perché ritenuto scandaloso, ed è un libro profetico che oggi è rivalutato. Io mi sono formato su questo libro, nonostante il divieto, perché del divieto di un piffero della congregazione, dell'ex Sant'Uffizio, allora si chiamava Sant'Uffizio, non me ne fregava proprio niente. E un vescovo che gli fa la prefazione dice: se finalmente, con la grazia di Dio, non ci decidiamo da noi a ritornare al Vangelo puro e semplice,
Se non ci decidiamo a ricollocare nel giusto posto tanti mezzi umani di cui crediamo oggi di non poter fare a meno per far del bene, e soprattutto fondamentalmente se noi sacerdoti non ci decidiamo a fare il passo in avanti decisivo e supremo verso la piena attuazione della vita sacerdotale, il Signore permetterà che tutto questo ci sia imposto in mano forti e in brachio estento, e cita Deuteronomio, che vuol dire con mano forte e braccio distento, cioè con mano militare. Vi saremo costretti dalla storia. Ormai siamo in ritardo, in grave ritardo, perché è più facile fare una processione, perché non coinvolge, si fa una sceneggiata, si portano delle... Che differenza c'è tra il totem e la statua di San Coso, chiamatelo come volete, ma io lo chiamo San Coso o Santa Cosa. Che differenza c'è? E poi diciamo che quelli erano religioni primitive? Ma se facciamo lo stesso, qual è la differenza, qual è la novità del cristianesimo? Chi è Gesù Cristo? Nei bambini, per il matrimonio, per esempio, a me è stato proibito di confessare all'epoca, nel 1974, perché riunivo le coppie dei fidanzati insieme, facevamo un corso di preparazione al matrimonio che durava il tempo che durava, che poteva essere 8, 10, 12, 15 settimane, perché dipendeva dalla circostanza del momento, e poi la pratica del matrimonio gliela facevo in 5 minuti. Mi hanno chiamato in curia e mi hanno punito con la proibizione della predicazione e della confessione, perché non era previsto dalla legge, dal codice, fare queste cose. Oggi noi vediamo che i cosiddetti corsi di matrimonio, di preparazione al matrimonio, sono obbligatori, e quindi sono diventati un atto burocratico con tutto quello che concerne, la Chiesa dice sempre, la Chiesa gerarchica dice sempre di no, non sa chi è Dio. Io sinceramente penso che personalmente, questa è una mia riflessione personale che io mi porto avanti da tempo, io non so che Dio esiste, io non lo so, io non l'ho mai visto Dio, non l'ho mai incontrato. Se qualcuno lo ha incontrato, mi avverta, Dio non mi è mai apparso, né di notte né di giorno, per dirmi delle cose. Gesù, o meglio Giovanni, nel capitolo primo del suo Vangelo, al versetto 18 dice: Dio nessuno l'ha mai visto, il Figlio ne ha fatto l'esegesi, cioè ha dato una spiegazione. Qual è la spiegazione? Se io voglio provare a fare un tentativo di un possibile incontro con un ipotizzabile Dio, che non so per scontato, io devo incontrare la persona di Gesù. Perché in quanto uomo e come persone umane, noi non possiamo fare nessuna esperienza al di là della nostra umanità. Noi possiamo sperimentare tutto ciò che è umano. Oltre, non fa. Quando mi vengono a parlare di miracoli, ma vi rendete conto? Cioè significa non conoscere proprio il Vangelo. Con la persona di Gesù e con la morte di Gesù in croce non sono possibili più i miracoli, non erano possibili nemmeno prima. E quando dicono i miracoli di qua, i miracoli di là, nel Vangelo c'è scritto: vi diranno il Cristo qua, il Cristo là, non andate, non correte dietro, sono falsi messia, perché è troppo facile, è troppo comodo. La cosa più terribile, la cosa più difficile è domandarsi dove sono, chi sono, cosa faccio, qual è il senso della mia vita. Questo è il senso del Vangelo. Qual è il senso della mia vita? E se voi leggete attentamente,
Il Vangelo Gesù ci rimanda sempre a noi stessi. Volete una prova? Ce l'avevamo già nell'Antico Testamento. Genesi capitolo 12, versetto 1. Quello che viene usato, strausato in tutte le salse. E Dio disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dalla tua patria, dalla casa di tuo padre, verso una terra che io ti indicherò. Farò di te, dirò, ti dirò, farò di te, benedirò, benedirò, e via sarò sempre con te, via di sempre. Ci sono un verbo che purtroppo la traduzione italiana, anche l'ultima versione della CEI 2008, traduce con vattene. Quindi c'è un imperativo e poi ci sono 11 verbi al futuro. 11 verbi al futuro con un imperativo. Ma l'imperativo, che è quello che dà il là a tutto il racconto della vocazione di Abramo, non è vattene dal tuo paese, pi paese, pi patria, pi padre, paese la geografia, patria le relazioni, gli affetti, cioè, no, scusate, le relazioni, la cultura, la patria, padre gli affetti, geografia, storia e relazioni affettive. Ma l'imperativo in ebraico è lek, lek, leka, che tradotto alla lettera non si può non tradurre, l'unico modo per tradurlo alla lettera è questo: vai verso te stesso, lek, vai, leka, la le è un complemento di moto, vai, che può significare, a seconda dei contesti, può significare con, può significare attraverso, può significare, ma indica il senso primario, è quello della direzione. Lek, le, ka, ka è l'abbreviazione del pronome di seconda persona singolare. Vai verso te stesso. Da che cosa? Dal paese, dalla patria, dagli affetti, dal padre, che è un, come dire, un invito, un ordine all'autonomia. Ti devi staccare da, se vuoi trovare te. E vai verso te stesso significa vai in profondità. Perché soltanto, qual è il messaggio interno di questo? Soltanto se tu incontri te stesso hai la possibilità di incontrare un eventuale Dio, perché tutti i verbi che riguardano Dio sono al futuro. Significa che c'è un processo, che c'è un cammino, che c'è, come dire, un indirizzo. Non è scontato, non è per il fatto che io faccio catechismo o faccio la comunione o mi sposo in chiesa che sono cristiano, perché queste cose sono cose che possono fare tutti. Allora il Dio che ci è stato trasmesso, il concetto di Dio che ci è stato trasmesso attraverso questa formulazione, attraverso questa storia, questa esperienza, è un Dio inesistente, non è il Dio di Gesù Cristo. Questo ce lo dice anche il Concilio Vaticano II, la Gaudium Spes, numero 19 e numero 20. Il Dio che i cristiani hanno comunicato o testimoniato con la loro vita, con il loro stile, con il loro modo di essere, non è il Dio di Gesù Cristo. Allora vuol dire che noi siamo fondamentalmente, io non dico atei perché ho molto rispetto degli atei, siamo miscredenti, che è un'altra cosa. Noi possiamo andare a messa 10.000 volte al giorno, ma che cosa andiamo a fare? Un rito di cui non capiamo nemmeno di quello che avviene, perché di questo si tratta. Ma credetemi, non lo capiscono nemmeno i preti, perché se i preti capissero, non la tratterebbero così la messa, come la tratta. La parola di Dio improvvisata, la parola di Dio non preparata,
la parola di Dio, tanto per dire due cose, dire sempre la stessa cosa, perché i preti non conoscono la scrittura. Ma quando due sono innamorati e si mandavano un tempo, si mandavano le lettere, no? Le lettere d'amore, che erano dei capolavori, no? Anche da un punto di vista psicologico. Oggi c'è WhatsApp, no? Ti mando un WhatsApp e una lettera d'amore è una lettera d'amore. Noi la parola di Dio l'abbiamo trattata come un riempitivo di tempo, bisogna fare in fretta perché poi c'è la seconda messa d'orario, la messa domenicale, tre quarti d'ora, una botte e via. E le messe sono state organizzate in modo da essere a tutti gli orari per la comodità della gente. Però quanto questa gente va al cinema e il sedere in una poltrona per due ore ce lo tiene? Ditemi no. Allora, a questo punto a me verrebbe la voglia di dire che io non credo in Dio, cioè in questo Dio io non ci credo, e sono sicuro che è arrivato il tempo per le religioni di pagare dazio. Cioè le religioni, a mio parere, specialmente quelle che noi chiamiamo le monoteiste oppure le religioni cosiddette del libro, che è un'espressione completamente falsa, perché non esistono religioni del libro. E questo è anche un altro segno di grande ignoranza. L'Islam, per esempio, non è la religione del libro, è la religione della dettatura, perché secondo la tradizione Dio ha dettato a Maometto il Corano. Corano vuol dire scritto, e lui l'ha messo per iscritto. Ora, se è una dettatura, voi capite che non si può modificare, non si può modificare. I cristiani parlano di rivelazione. La rivelazione è un'altra, non è una dettatura. Significa che chi scrive utilizza i propri strumenti cognitivi nel suo tempo, nel suo contesto, quindi le conoscenze che ha, che possono essere anche sbagliate, cioè possono essere limitate a quella sua esperienza di tempo. Gli ebrei considerano la Bibbia, specialmente la Torah, come normativa della loro vita, quindi è un codice di vita civile. Gli ebrei non considerano l'ebraismo come una religione. Definire l'ebraismo religione farà un insulto agli ebrei. Gli ebrei non hanno una religione, l'ebraismo è uno stile di vita. Ecco perché non si possono fare confronti tra le religioni. Ma nello stesso tempo nessuna religione, compresa quella cristiana, può dire la mia religione è quella vera. E con quali criteri tu puoi dire che la tua è vera? Perché se la mia religione è quella vera, io ti sto dicendo, senza dirlo, che la vostra è quella falsa. Se la vostra è quella falsa, guardate che queste cose sono già avvenute. Se la vostra è falsa, io, in nome di Dio, del mio Dio che è quello vero, ho il diritto di distruggervi. Per amore o per forza. Io mi tengo piccole guerre sante. Le guerre sante che valgono tanto per gli ebrei, per i cristiani, e per i primi quattro secoli sono stati secoli di guerre. Nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Dio, nel nome di il vatto e la pesca. Allora noi abbiamo costruito una religione che serviva per dominare, controllare il sistema sociale, in cui Dio era utilizzato come strumento di repressione. Pure noi veniamo da una affermazione, da una rivelazione che dice che il Dio degli ebrei è un Dio liberatore. Ha liberato gli schiavi dall'Egitto, ha distrutto il faraone è il simbolo di tutti coloro che pretendono di nominare un'altra persona, un altro gruppo, un altro popolo. E quindi, se i cristiani sapessero, avessero una nozione del Dio di Gesù Cristo, saprebbero, per esempio, per fare un esempio moderno, contemporaneo a noi, che la Bibbia è un libro scritto da migranti per migranti. Abramo è un migrante.
Gli ebrei sono migranti in una direzione e in un'altra. Gesù è un migrante permanente, perché tutti i suoi interventi maggiori che sono descritti sono fatti fuori dai confini della Palestina. Vai in Libano, vai a Tiro, a Sidone, i miracoli più strepitosi li fa con non ebrei ed è sempre ai margini dei confini. Tutte, se noi guardiamo poi nell'esilio a Babilonia, 8 secolo avanti Cristo, 6 secolo avanti Cristo, due esili, uno per il nord e uno per il sud, uno con gli assiri babilonesi, uno con gli assiri e l'altro con i babilonesi, deportati, e si portano dietro che cosa? Si portano dietro la Bibbia. La Bibbia è il libro che accompagna il migrante.